Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming sul sito rete8.it. In questa nuova trasmissione dedicata al Covid ci concentreremo sui danni causati dalla malattia ai polmoni di coloro che si sono contagiati o sono stati contagiati dal SARS-CoV-2, persone, pazienti che hanno avuto difficoltà respiratorie più o meno gravi, che magari sono stati ricoverati in terapia intensiva o subintensiva, pazienti che hanno avuto necessità della ventilazione meccanica, magari sono stati anche intubati. Ci spiegherà tutto il nostro graditissimo ospite. Buonasera e benvenuto nei nostri studi al professor Salvatore Maurizio Maggiore. Buonasera, professore. Buonasera, buonasera a lei, dottor Cassignani, e a tutti i telespettatori. Sta bene? Ha avuto una giornata pesante? Bene, no, direi nella norma. Standard. Standard. Professor Salvatore Maurizio Maggiore, direttore Unità Operativa Complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, Policlinico Santissima Annunziata di Chieti, e anche professore ordinario di Anestesia, direttore anche della Scuola di Specializzazione, giusto? Assolutamente. Università Gabriele D'Annunzio di Chieti. Intanto le chiedo la sua fotografia sulla situazione di oggi. Lei, insomma, ha un monitoraggio importantissimo che è quello delle terapie intensive per il Covid. Siete un po' più tranquilli in queste Assolutamente sì. settimane, in questi giorni? L'onda lunga e dura è passata, sta passando, professore. Ormai la situazione è sicuramente buona in questo momento, ormai da direi una quindicina, ventina di giorni la situazione è andata progressivamente migliorando, i ricoveri si sono rarefatti, ci sono giorni in cui non abbiamo avuto assolutamente ricoveri, quindi i malati si sono ridotti considerevolmente, abbiamo avuto dei malati che sono usciti, quindi insomma le terapie intensive si stanno svuotando, Certo. quindi confermo che questa situazione di miglioramento è stabile per Il il report momento. di oggi in Abruzzo dà 20 ricoverati complessivamente in terapia intensiva, meno 4 rispetto a ieri nel suo reparto. In questo momento abbiamo ricoverati 6 malati, in realtà 2 si sono negativizzati anche al Covid, Pronti a quindi uscire? abbiamo, diciamo che sono pronti a uscire, quindi abbiamo 4 malati ancora nella situazione instabile. Situazione dei posti letto per quanto riguarda sempre il suo reparto, ovviamente il riferimento principale è alla terapia intensiva. Giorni scorsi, un paio di settimane fa, avete inaugurato un reparto definito gioiello, tra l'altro con nuovi posti letto che si aggiungono a quelli, diciamo, stabili, Preesistenti standard. preesistenti. Intanto quanti sono complessivamente adesso i posti letto tra Covid e non Covid? Nell'ospedale di Chieti abbiamo 26 posti letto di terapia intensiva, 8 erano quelli della rianimazione preesistente, non mi piace chiamarla vecchia perché è comunque una Preesistente. rianimazione preesistente che abbiamo utilizzato come rianimazione non Covid e 18 sono appunto i nuovi posti letto di questa rianimazione che le confermo per viverla anche dal di dentro, quindi non è soltanto una fotografia ma anche in termini di funzionalità veramente. Veramente una cosa di cui andare orgogliosi. Adesso avete i posti letto, ma il personale? Cioè, anche perché voi avete necessità di personale altamente specializzato, rianimatori, anestesisti, infermieri, rianimatori. Sì, qui tocchiamo ovviamente il tema che è stato, diciamo, il tema forse più importante di tutta la pandemia e lo abbiamo detto e lo abbiamo sentito dire a più riprese che non bastano le strutture, non bastano i letti, non bastano i ventilatori, non basta la tecnologia, ma poi ci vogliono le persone con le competenze adeguate per farle funzionare e farle funzionare in maniera ottimale, in termini proprio di qualità di servizio reso. La situazione, diciamo che per il momento in termini di personale medico e allo stato attuale, anche viste le condizioni della pandemia, tutto sommato buono.
Una criticità sicuramente rimane quella del personale infermieristico, che non è assolutamente meno importante, anzi è cruciale proprio per il funzionamento della rianimazione in generale e ovviamente l'area Covid. Infermieristico e tutto il personale ausiliario, OS, sappiamo delle vicende certo. recenti. Merce rara, anestesisti, professore. Sì, merce rara perché diciamo purtroppo si è. Ce ne sono pochi, veniamo fuori da anni in cui diciamo, abbiamo avuto delle ristrettezze, limitazioni al reclutamento, queste hanno corrisposto a limitazioni nella formazione e naturalmente adesso ne vediamo gli effetti. Certo. Quindi io mi auguro davvero che questa sia un'occasione per capire che in questo ambito, nella formazione personale medico altamente qualificato, soprattutto in alcune aree critiche, appunto, bisogna assolutamente investire, che non sono solo quelle della rianimazione. Certo. Io penso al pronto soccorso, alle malattie infettive, quelle che sono state più in prima linea, alla pneumologia, che sono state più in prima linea in questi, diciamo, in questa pandemia. Ecco, su questo bisognerà, secondo me, certo. investire. Esperienze all'estero, ha avuto il professor Maggiore, poi è arrivato a Chieti passando per il Gemelli di Roma, che insomma è sicuramente un ospedale molto importante. È a Chieti da 5 anni, 6 anni? Quasi 6 anni. 6 anni e poi ha preso il posto della professoressa Flavia Petrini, lei tra l'altro è anche all'interno della SIARTI, sì, no? Sì, la società italiana di anestesia, eccetera, eccetera, della quale è presidente proprio la professoressa Petrini. Si è beccato tutta la pandemia, questi 15 mesi di pandemia come responsabile di questo reparto importantissimo. Qual è stato il momento più difficile? Immagino forse agli esordi della pandemia, nei primi mesi, professore. Beh, gli esordi, l'inizio è stato importante. Io, diciamo, l'immagine che mi viene di più alla mente per evocare quello che insomma veramente abbiamo vissuto è proprio uno tsunami, un'onda rapidissima che non lascia neanche il tempo di potersi organizzare, e devo dire che tutto sommato noi l'abbiamo vissuta pur come uno tsunami, ma sempre uno tsunami ritardato rispetto ad altre regioni d'Italia, quindi diciamo comunque abbiamo goduto del vantaggio di essere sì. stati coinvolti un po' successivamente. Un mesetto dopo, diciamo. Un mesetto dopo, diciamo una ventina di giorni dopo. Questo comunque è stato importante perché devo dire che in tutta la regione, quello che ho visto nella ASL sicuramente, c'è stata una grossa mobilitazione per cercare di prepararsi. E alla fine questo ha sicuramente ci ha aiutato, ecco, a sopportare quella fase critica dell'anno scorso. Marzo-aprile sono stati i mesi più impegnativi, e a superarli diciamo tutto sommato bene. Bene. Ecco. Tutto sommato bene in termini di esiti, di posti letto. Io posso dire che si è molto parlato di quelle che sono le scelte anche, no? Sulla rianimazione. Ecco, noi non abbiamo dovuto negare il posto a nessuno tra chi comunque avrebbe avuto un'indicazione a terapia intensiva anche al di fuori del periodo certo. Covid. E questo obiettivamente è una cosa importante. Si è trovato a scegliere, avendo un solo posto letto e più persone da ricoverare, chi ricoverare? Quello che magari aveva più speranze? No, le scelte sono state fatte indipendentemente dal documento posto. Molto tosto, sì, l'anno sì, scorso della SIARTI, no? È stato molto tosto, ma è stato molto chiaro. Guardi, io credo che abbia aiutato molti sì. colleghi, perché questo di fatto ha permesso di dare un orientamento proprio in un momento molto difficile, in cui altri sicuramente, probabilmente, verosimilmente, hanno dovuto fare queste scelte. Noi per fortuna non ci siamo scegliere trovati scegliere di salvare situazione. Penso esatto. che sia un bivio terribile, proprio avendo un solo posto letto e magari due o tre persone, darlo al più giovane e sacrificare qualche anziano. Sì, sono sicuramente
è una materia difficile. Grazie professore, torno da lei tra poco per parlare ovviamente dei danni causati dalla malattia sui polmoni di tutte le persone che si sono ammalate e fortunatamente ce l'hanno fatta. Come sempre ogni settimana la consueta incursione nel sito della nelle pagine del sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri per tenere sempre bene a mente i rischi che gli operatori sanitari corrono quotidianamente in ogni istante della loro giornata nel prestarci assistenza e quindi per rispetto e non solo degli operatori sanitari cerchiamo sempre di avere comportamenti responsabili. State vedendo pagine listate a lutto oramai da 15 mesi, elenco dei medici deceduti per contagio nel corso della pandemia che fortunatamente, anche se in questo caso è davvero una parola grossa, dicevo fortunatamente si è fermato già da un paio di settimane a 359 specialisti, una strage. Ai medici deceduti per contagio vanno aggiunti 87 infermieri, oltre a 109.000 infermieri contagiati, dati resi noti proprio ieri nella giornata mondiale dell'infermiere. A medici e infermieri vanno aggiunti anche 30 farmacisti. Nella pagina della solidarietà di questa sera parliamo di un evento, state vedendo le foto che tra poco scorreranno sui vostri teleschermi, eccole qua, è un evento che si è svolto ieri mattina all'ospedale di Pescara e che ha visto protagonista l'associazione Adricesta Onlus presieduta da Carla Panzino. Per l'occasione è stato acquistato e donato un ecografo al reparto di oncologia dedicato a Mara Stella Cipollone, madre del tenore Dario Ricchizzi, presente tra l'altro alla cerimonia. Il tenore Ricchizzi sostiene da anni l'Adricesta in tanti eventi benefici. L'acquisto dell'ecografo è stato reso possibile grazie al contributo dell'associazione IORAM. Inoltre, in occasione della giornata internazionale dell'infermiere, è stata anche consegnata una targa di ringraziamento agli infermieri del nosocomio pescarese per il lavoro svolto quotidianamente e soprattutto, ma non solo, in tempi di pandemia. Complimenti all'Adricesta che va sempre e comunque sostenuta. Un caro saluto all'infaticabile presidente Carla Panzino. Un caro saluto anche alle persone che lavoreranno con me a questa puntata di Pronto Medicina Facile. In redazione, come sempre, la collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. E con Francesco Specchiulli siamo prontissimi a ricevere le telefonate. Ricordo che il prefisso è lo 0871, i numeri a disposizione sono due, sono già in sovrimpressione, quindi chi ci sta seguendo può già cominciare a prenotarsi. 5873230, 5873235, mentre l'indirizzo email è salute@rete8.it. Grazie Gigliola, buon lavoro a te, buon lavoro a Francesco. In regia, professore, se lei è d'accordo partiamo in maniera slow, no? Cominciando a vedere quali danni ha procurato la malattia a coloro che hanno contratto il Covid in forma lieve, diciamo così. Poi entriamo magari nel dettaglio di coloro che hanno pagato conseguenze e strascichi sicuramente più pesanti. Certo, allora... Intanto la prima cosa che mi sembra giusto sottolineare è che il Covid è sempre stato associato alla polmonite da Covid, quindi al danno che la malattia provoca ai polmoni. In realtà quello che noi abbiamo capito in questi mesi è che le manifestazioni del Covid possono essere a livello di diversi organi, e credo che ci sia infatti la diapositiva che illustra bene quali possono essere tutti gli organi interessati dalla malattia e quindi i vari sintomi, le varie manifestazioni, quindi a partire dal sistema nervoso, il cervello, l'apparato cardiovascolare, l'apparato intestinale, rene, fegato, la cute anche, fino ad arrivare ai polmoni. Non c'è dubbio però che proprio per la natura del virus l'apparato respiratorio sia sicuramente quello più colpito, e quindi la polmonite da Covid sia la manifestazione più tipica della malattia. Questo perché sappiamo che questo è un virus della famiglia dei coronavirus, sì, che ha un tropismo per le vie respiratorie, soprattutto per le basse vie respiratorie, quindi di fatto i polmoni
sono davvero un bersaglio naturale. E qui il virus può avere diversi tipi di azione che sono tutto sommato innescati comunque da tre fenomeni principali, che possono variare di intensità e determinare quindi manifestazioni di gravità diversa. Nella prossima diapositiva queste azioni del virus a livello polmonare sono schematizzate. Le azioni sono sostanzialmente tre, dicevo. Uno, l'innesco di una reazione infiammatoria. La reazione infiammatoria a livello polmonare provoca il passaggio di liquido dal compartimento vascolare dai vasi al polmone, quindi liquido che si ritrova all'interno di, ecco, si vede nella diapositiva di questi acini, si vede nella parte alta, no? L'alveolo normale, in quindi un acino sinistra, in alto, sì, a sinistra, dove è rappresentato un alveolo normale, praticamente un sacchetto che è contornato dai capillari dove passa il sangue. L'aria con la respirazione entra, arriva in questi sacchi cosiddetti alveoli, e qui l'ossigeno dagli alveoli viene poi trasferito attraverso un processo di diffusione nel sangue. Quindi l'ossigeno arriva nel sangue, il sangue viene ossigenato. Allo stesso tempo il sangue che passa dal polmone, che è ricco di anidride carbonica, che è prodotta dai processi metabolici dell'organismo, viene invece rilasciato dal sangue agli alveoli e viene poi eliminato con l'aria espirata. Allora, la reazione che il virus provoca con questa infiammazione fa sì che questi due compartimenti, quello vascolare dove circola il sangue e quello alveolare dove invece è presente l'aria e dove naturalmente non c'è il liquido, in realtà diventino meno separati, si creano delle falle in questa membrana che divide questi due compartimenti, così che ci può essere la trasudazione di liquido al compartimento vascolare nei polmoni e quindi ritroviamo liquido negli alveoli, che quindi finiscono per alterare il loro funzionamento di ossigenatori del sangue e anche struttura deputata all'eliminazione dell'anidride carbonica. Questo naturalmente provoca le manifestazioni della malattia, soprattutto il calo dell'ossigenazione del sangue. Poi abbiamo anche l'effetto del virus a livello vascolare. Sappiamo che il virus è in grado di favorire la formazione di coaguli, di microcoaguli a livello dell'apparato vascolare, e naturalmente anche questo finisce per alterare la funzionalità globale del sistema respiratorio. Questo nelle forme lieve e moderate, diciamo, è un processo che avviene, ma magari in zone più limitate del polmone con un'intensità minore. Nelle forme gravi quello che avviene è esattamente la stessa cosa, la vediamo invece nella parte inferiore della diapositiva, e c'è anche un altro riquadro che potremmo mostrare, dove appunto questi fenomeni sono sintetizzati, quindi a livello di questa sfera centrale, l'alveolo, si innesca la reazione infiammatoria, microcoaguli a livello vascolare del capillare e il passaggio di liquidi dal capillare all'alveolo. Naturalmente, dicevo, nelle forme gravi la quantità di liquido che occupa l'alveolo, che normalmente invece, ripeto, è ripieno di aria, diventa molto maggiore, fino a essere completamente l'alveolo, le zone alveolari delle aree polmonari interessate, essere completamente ripiene di liquido e quindi completamente escluso dal processo di ossigenazione del sangue. Questo naturalmente ha delle conseguenze sia a livello morfologico, quello che noi riusciamo a vedere con gli strumenti a nostra disposizione, nella diapositiva successiva per esempio si vedono gli effetti di quei fenomeni che descrivevo sulle radiografie del torace, sulle TAC del torace, e naturalmente questo si collega alla sintomatologia che invece è sintetizzata nella parte
diciamo, destra della diapositiva, si vedono nelle radiografie in maniera più sfumata. Ecco, qui per interpretare le immagini radiologiche, naturalmente lo dico in maniera, diciamo, molto, molto semplice, bisogna considerare che il bianco è il tessuto denso, quindi l'osso o il liquido appaiono bianchi, più sono bianchi più sono densi, l'aria invece appare nera. Normalmente le zone del polmone appaiono più nere, invece si vede sia nelle radiografie e anche nelle TAC delle zone che cominciano a diventare prima più grigie, un pochino più bianche, in alcuni casi proprio con un bianco ancora più importante, questo a dimostrare la presenza appunto di questo liquido infiammatorio che finisce per alterare la funzionalità dei polmoni. Questa è la polmonite da Covid-19 e naturalmente le manifestazioni cliniche sono una riduzione dell'ossigenazione con una difficoltà respiratoria. Ecco, all'inizio la difficoltà respiratoria è un po' dissociata dal deficit di ossigenazione, per cui si è creata una situazione che è stata definita ipossemia felice o silente. Allora, che cosa significa? Significa che se si osserva un malato con Covid, si vede che respira normalmente, non ha un aumento della frequenza respiratoria, non riferisce difficoltà respiratoria. Se però io vado a fare un esame, vado a misurare la sua quantità di ossigeno nel sangue, lo trovo molto basso. Ecco l'ipossemia, il calo dell'ossigenazione che non si associa ad una dispnea importante. Questo è piuttosto tipico, lo abbiamo visto abbastanza frequentemente nelle fasi iniziali di questa malattia. Naturalmente col progredire della malattia e quindi nelle forme che diventano via più gravi, invece l'ossigenazione cala ulteriormente e comincia a comparire la difficoltà respiratoria che poi ha bisogno di un una sorta di blocco respiratorio, no? Piano piano si arriva, se non si fa nulla, all'arresto respiratorio. Il fare qualcosa significa ricorrere alla ventilazione meccanica, immagino, per aiutare queste persone. Quando è necessario, professore, affidarsi appunto alla ventilazione meccanica? Allora, la ventilazione meccanica più in generale è meglio forse definirlo il supporto respiratorio, perché in realtà abbiamo varie forme di supporto respiratorio che proprio supportano una funzionalità respiratoria non necessariamente collegata all'uso di un ventilatore, ecco, propriamente detto dal punto di vista tecnico. Ventilazione artificiale, come la vogliamo chiamare? Ventilazione artificiale o meccanica direi che sono sinonimi. Supporto respiratorio, supporto alla respirazione direi che è un pochino più generico e forse comprende poi più tutte le varie... Poi spieghiamo anche i vari tipi, no? Esatto. Esattamente, perché a quello mi riferivo. Ecco, questa diapositiva mostra quello che succede durante una respirazione normale. Durante la respirazione normale, che poi deve condurre all'ossigenazione del sangue e all'eliminazione dell'anidride carbonica, è determinata dal funzionamento di tre strutture fondamentali, ce ne sono diverse, ma quelle fondamentali sono il cervello, che è il luogo deputato a iniziare lo stimolo alla respirazione. Questo stimolo si propaga ai muscoli respiratori, il principale dei quali è il diaframma, che con la sua contrazione determina una depressione attorno al polmone che permette di risucchiare aria dall'esterno. Quindi questo ci consente di ispirare aria fresca, ricca di ossigeno e povera di anidride carbonica, mentre invece il rilasciamento del muscolo, principale muscolo respiratorio, dicevamo che è il diaframma, dei muscoli respiratori alla fine dell'inspirazione determina l'espirazione passivamente. Ora, diciamo assolutamente fondamentale capire che il funzionamento di queste tre strutture è cruciale perché la respirazione avvenga normalmente. Diciamo che quando avvengono i danni che abbiamo descritto al Covid, la sensazione, lo sforzo che bisogna fare per riuscire a respirare e portare la quantità di ossigeno che l'organismo richiede è maggiore. Questo significa che i muscoli respiratori cominciano a fare più fatica. È come se fosse un allenamento in palestra o quando andiamo a fare una corsa in montagna. Quindi facciamo uno sforzo.
Questo sforzo all'inizio noi riusciamo a sostenerlo, ma naturalmente con il progredire della malattia non riusciamo a aumentare o a sostenere per tempo indefinito questo sforzo aumentato. Si può arrivare quindi all'esaurimento muscolare che naturalmente a questo punto blocca la respirazione con le conseguenze nefaste che è facile immaginare. Qui bisogna intervenire con la respirazione meccanica, la cui finalità io direi che è duplice. Da una parte sicuramente quello di cercare di riaprire quelle zone di polmone che abbiamo visto essere chiuse, al fine di migliorare l'ossigenazione. Dall'altra, la respirazione ha anche la funzione di supportare i muscoli respiratori per evitare che vadano in fatica e quindi finiscano di funzionare. Questo si riesce a fare con queste forme di supporto respiratorio, di ventilazione meccanica, che possono essere di vari tipi. Allora, mi perdoni se io magari mi esprimo male, no? Perché io l'ho sempre chiamata ventilazione meccanica. No, ma è ventilazione, molto probabilmente corretto. Ho sempre sbagliato, quel supporto respiratorio. Magari ci spiega la distinzione, sono la stessa cosa? Allora, la ventilazione meccanica è il supporto respiratorio. È il supporto respiratorio. Perché adesso tendiamo a definirla supporto respiratorio? Perché ci sono forme di supporto respiratorio che non sono legate alla ventilazione. La ventilazione è, diciamo, proprio nel nome, fa riferimento all'uso di un macchinario, il ventilatore, che sostituisce la funzione dei muscoli respiratori. In pratica, invece di avere i muscoli respiratori che contraendosi risucchiano aria dall'esterno, qui è il ventilatore che spinge aria nei polmoni. Ok? Quindi si può considerare il ventilatore una sorta di muscolo accessorio della ventilazione esterno, ok? E questo è quello che viene utilizzato in gran parte delle forme di supporto respiratorio, quindi non è sbagliato. Facciamo qualche esempio pratico, sono le maschere, sono i caschi? Per esempio, con le maschere, con i caschi, noi possiamo... CPAP, sono i famosi CPAP. Allora, ci sono due forme sostanziali di supporto respiratorio. Queste o di ventilazione quelli meccanica. Quelli non invasivi. Quelli non invasivi e quelli invasivi, esatto. Qui, per esempio, in questa diapositiva... sono illustrate due metodiche classiche di ventilazione non invasiva. Allora, qui la ventilazione viene effettuata sempre con l'utilizzo di un ventilatore. Quello che definisce il fatto che la ventilazione sia invasiva o non invasiva è l'interfaccia che noi utilizziamo per erogare l'aria, perché diciamo spinta dal ventilatore, al paziente. Nel caso della ventilazione non invasiva utilizziamo degli strumenti appunto meno invasivi rispetto a quelli che vedremo poi nella ventilazione invasiva, che sono rappresentate da supporti che sono esterni all'organismo, quindi maschere facciali come per esempio quelle illustrate in questa figura. Ci sono degli altri tipi di maschere che invece coprono anche gli occhi e tutto il viso. E poi ci sono i caschi, questa specie di caschi di palombaro che naturalmente sono collegati attraverso una circuiteria dei tubi al ventilatore che spinge aria quindi all'interno della maschera e poi nel paziente oppure all'interno del casco e poi al paziente. Perché io facevo la distinzione tra ventilazione e supporto respiratorio? Perché in basso a destra vedete che ho inserito un'altra forma di supporto respiratorio, sono quelle cannule nasali, i cosiddetti alti flussi. Questa è una tecnica nuova che si è relativamente nuova, più recente, diciamo, che si è diffusa direi negli ultimi 10 anni soprattutto. Questa viene utilizzata senza ventilatore, ma consiste nell'erogare al paziente una grossa quantità di una miscela di aria e ossigeno. Aria e ossigeno. Questa miscela molto importante, questo flusso molto alto di aria e ossigeno è in grado di avere degli effetti importanti sulla respirazione.
Non è un modo solo per dare tanto ossigeno, ma di fatto è una forma di supporto respiratorio, supporta anche certo. i muscoli respiratori, però è fatta senza un ventilatore, ecco perché facevo la differenza tra ventilazione e supporto respiratorio, proprio pensando a queste nuove tecniche che vengono qui utilizzate. Qui credo che ci sia da fare anche un'importante sottolineatura, i pazienti in questo caso sono vigili, quindi non sono sedati, solitamente non sono ricoverati in intensiva, no professore? Allora, con la ventilazione invasiva, e questo è uno dei vantaggi della ventilazione invasiva, il paziente è sveglio e vigile. Collaborante. Assolutamente, anzi bisogna cercare la collaborazione perché la tolleranza dell'interfaccia che preme sul viso oppure diciamo che è messa intorno al capo è fondamentale per il successo della tecnica. Non si può pensare di imporre la tecnica al paziente, quindi la cooperazione è importante. Il paziente è sveglio, quindi respira autonomamente e qui la tecnica della ventilazione meccanica consiste nel far interagire il ventilatore che spinge l'aria nei polmoni del paziente quando il paziente inizia a inspirare. Certo. Quindi diciamo la respirazione è di fatto realizzata dall'azione congruente dei muscoli del paziente e l'azione certo. del ventilatore. Quindi il paziente è vigile. Primo vantaggio quindi che il paziente è in grado di respirare, quindi i muscoli sono attivi e questo lo vedremo, è una cosa importante anche per le conseguenze a lungo termine. E naturalmente non c'è necessità di realizzare un'anestesia, una sedazione profonda. E questo non è secondario perché sappiamo che una sedazione, tanto più che nel caso in cui questa sia una sedazione profonda, una vera e propria anestesia generale, tanto più se prolungata potrebbe certo. avere degli effetti negativi a lungo termine. Anche da un punto di vista psicologico, no? Anche spaventa sicuramente meno mi il sembra paziente. Interessante specificare, lei mi diceva dove si fa la ventilazione sì, invasiva. Allora, la ventilazione invasiva è nata come alternativa alla ventilazione invasiva, quindi è nata nelle rianimazioni, poi nelle pneumologie, si è diffusa successivamente nelle subintensive, nei reparti. Con il Covid c'è stata un'ampia necessità di dover utilizzare questi strumenti anche al di fuori della terapia intensiva per una disponibilità certo. di letti e quindi questa è una tecnica che si sta diffondendo sempre di più anche al di fuori certo. della terapia intensiva. Prima di passare alle metodiche invasive, e quindi mi riferisco soprattutto al paziente che viene intubato, nelle non invasive non molto gradito, così mi dicevano, il CPAP, no? Che solitamente il paziente già si spaventa quando gli viene messo questo casco, professore, anche perché tante persone l'hanno sopportato male. L'hanno sopportata male questa metodica. Come le dicevo, in realtà qui quello che trae in inganno è la dicitura di ventilazione non invasiva, perché quando si parla di non invasiva si pensa a qualcosa che tutto sommato non abbia un impatto. In effetti la ventilazione non invasiva è comunque un qualcosa che pesa sul paziente, ecco perché dicevo che bisogna fare di tutto per certo. migliorare il comfort per quanto possibile. E sappiamo che a lungo termine queste non sono metodiche che sono tollerate. Bisogna tenere presente che la ventilazione meccanica non è un modo per far guarire i polmoni, ma per guadagnare tempo affinché il polmone guarisca o le terapie causali facciano diciamo effetto certo. e quindi inducono la guarigione. Queste sono terapie di supporto ed è del tutto evidente che la ventilazione non invasiva può aver senso se è limitata nel tempo, ma terapie molto prolungate, un uso molto prolungato indubbiamente si associa a un discomfort importante. Questo, se mi permette, si associa ad un altro problema che è il monitoraggio dei pazienti. Il monitoraggio è estremamente importante. I pazienti
anche quando sono in ventilazione invasiva, devono avere un monitoraggio adeguato, stretto, per riconoscere immediatamente i primi segni che diciamo, questa ventilazione invasiva, nel caso in cui non sia efficace, sta arrivando a esaurimento della sua funzione e bisogna passare a qualcosa di più. Si dice, mi corregga se sbaglio, che le terapie intensive che funzionano benissimo sono quelle che hanno il personale dedicato H24 ai monitor, proprio per seguire il paziente, quello che stava dicendo lei, no? Credo, professore. Certo, certo. Beh, in terapia intensiva il monitoraggio H24 è lo standard. Ciò che è importante è non considerare che la ventilazione invasiva richieda meno monitoraggio. Possiamo dire un pochino meno intensivo, ma sicuramente certo, richiede un monitoraggio stretto. Parliamo dell'invasiva, poi vado da Giuliola perché è arrivata una mail per il professor Maggiore, l'avevo letta perché mi era arrivato oggi pomeriggio, molto molto interessante. Passiamo alle metodiche invasive, che significa di fatto intubare il paziente. Intanto anestesia generale, giusto professore? Certo. Quasi sempre, per non dire sempre, il reparto di ricovero, la terapia sempre intensiva. Come viene fatta l'intubazione di un paziente? Allora, come diceva giustamente lei, se la forma di insufficienza respiratoria diventa più grave, a questo punto la ventilazione invasiva può non essere più sufficiente, allora bisogna passare a questa metodica invasiva. Questo richiede l'anestesia generale, quindi il paziente è praticamente in coma farmacologico, quindi assolutamente incosciente, e questa ventilazione invasiva si realizza sempre con il ventilatore, però questa volta posizionando un tubo attraverso la bocca che viene posizionato in trachea. Quindi diciamo, questa manovra è una manovra che sicuramente richiede expertise, è la manovra, diciamo, cui gli anestesisti sono ovviamente viene fatta da più per persone. Definizione. Chi intuba è uno, ma bisogna avere un gruppo di persone, certo, che faccia diverse cose contemporaneamente, tra la somministrazione dei farmaci, il monitoraggio, la preparazione del materiale che ci vuole e chi effettivamente opera l'intubazione, che si realizza quindi nel paziente assolutamente sedato in anestesia generale, attraverso degli strumenti che sono i laringoscopi, che sono diciamo delle specie di lame metalliche che vengono inserite profondamente nella cavità orale, quindi posteriormente alla lingua. Già questo fa capire perché è necessaria un'anestesia generale, perché nessuno tollererebbe una manovra di questo genere. Direi proprio di no. Questi strumenti hanno una fonte luminosa, in alcuni casi anche una telecamera, che consente di visualizzare le corde vocali che sono l'inizio della trachea, e quindi il tubo, sempre attraverso questi strumenti, viene inserito attraverso la bocca, attraverso le corde vocali, nella trachea, e qui il tubo viene posizionato in maniera come dire ermetica, perché il tubo alla sua estremità ha un piccolo palloncino che viene gonfiato in modo da essere attenuta, e si crea praticamente una sorta di prolungamento della trachea all'esterno e attraverso il tubo, che viene poi connesso al ventilatore. Siete proprio masochisti. Beh, diciamo che non siamo masochisti, queste sono manovre che vengono realizzate quotidianamente, per esempio in certo, sala operatoria, per la realizzazione certo, di interventi chirurgici in anestesia generale. Sono manovre di sicurezza e bisogna avere sicuramente esperienza certo, per poterle fare. Si può regolare poi il volume d'aria che viene introdotto, professore? Assolutamente, a questo punto il ventilatore ci consente di regolare tutti i parametri principali della rianimazione: il volume di aria, le pressioni che mettiamo, perché ricordo che questa riapertura del polmone avviene attraverso l'applicazione di pressioni positive, quindi regoliamo le pressioni, regoliamo la concentrazione di ossigeno che il paziente respira, regoliamo i volumi, regoliamo i tempi, regoliamo la frequenza respiratoria. Abbiamo la possibilità di regolare tutto, e naturalmente in queste condizioni il paziente in anestesia generale spesso è proprio paralizzato per abolire l'attività dei muscoli respiratori e avere il pieno controllo all'esterno attraverso il ventilatore meccanico. Intubazione e ventilazione possono causare dei danni ai nostri polmoni?
Allora, sono manovre sicuramente invasive e tutte le manovre invasive hanno dei rischi. L'intubazione diciamo, comporta dei rischi che non sono direttamente a carico del polmone, ma sono soprattutto a carico delle alte vie aeree. Ci possono essere delle lesioni traumatiche, però insomma, obiettivamente in mani esperte queste sono delle complicazioni poco frequenti. La stessa manovra di intubazione, la complicanza più importante della manovra di intubazione è legata a eventuali difficoltà nel posizionamento del tubo, perché qui abbiamo un malato che è anestetizzato, che non respira più, per cui noi in apnea, mentre il malato non respira, abbiamo a disposizione veramente pochi secondi o pochi minuti per riuscire a posizionare il tubo, quindi una difficoltà può creare il problema. Ma anche qui gli anestesisti sono esperti non soltanto della realizzazione pratica di questa manovra, ma di tutto ciò che bisogna fare anche nel caso in cui ci siano queste difficoltà, quindi per garantire sempre l'assoluta sicurezza del paziente. Anche la ventilazione può avere dei rischi. In realtà quello che noi abbiamo scoperto alla fine del secolo scorso è che nei malati più gravi il modo in cui regoliamo il ventilatore può avere un impatto sull'outcome, sulla prognosi, sull'evoluzione del paziente. Per cui se si sbaglia la regolazione, si mettono delle pressioni che sono o dei volumi che sono eccessivi, si può provocare un danno ulteriore ai polmoni che naturalmente può compromettere l'evoluzione. Quindi la regolazione del ventilatore, anche questa è una cosa, è una regolazione molto fine, molto sottile, che deve essere individualizzata sul paziente al fine di manovre rapide ed efficaci e precise. Massimizzare i benefici e ridurre i rischi. Certo, vado da Gigliola in redazione per questa mail indirizzata al nostro ospite. Gigliola. Sì, ci scrive Antonio, che è un fisioterapista che opera da lungo tempo in ambito di riabilitazione cardiorespiratoria, e scrive: da settembre scorso stiamo prendendo in carico pazienti post-Covid in setting ambulatoriale, sia trattati in terapia intensiva mediante ventilazione meccanica per periodi che vanno dai 21 ai quasi 50 giorni in degenza, che non. La fase degli esiti non è significativamente molto diversa fra i due gruppi: dispnea da sforzo, angie diffuse, affaticabilità, presenza di ristagno secretivo, saturazione emoglobinica arteriosa tra il 92 e il 94%. Le chiedo: come mai percorsi così differenti l'uno dall'altro danno quadro clinico degli esiti verosimilmente così sovrapponibili? Professore. Tra 21 e 50 giorni sono le due fotografie che ci illustra il nostro amico in questa, tra l'altro un addetto ai lavori, sì, sì, in certo, questa sua richiesta per lei. Allora, diciamo che veramente il modo in cui si conduce non soltanto la ventilazione, ma tutta la gestione del paziente è estremamente importante per poi determinare questi esiti. Però indubbiamente chi riesce a uscire dalla rianimazione significa che ha una stabilizzazione del quadro respiratorio indipendentemente dalla durata, e anche, diciamo, in generale del quadro generale. Ora, naturalmente il telespettatore che fa una domanda estremamente interessante, molto puntuale, molto, molto precisa. È un addetto ai lavori, quindi sì, no, ma tocca si vede, ma è estremamente il problema importante. Quotidianamente. Si è concentrato sui danni a livello del sistema respiratorio. Ma naturalmente io, diciamo, anche un contributo che eventualmente dopo possiamo vedere, ormai si vede che i danni che possono esserci anche a distanza non sono soltanto sul sistema respiratorio. Diciamo che l'evoluzione della guarigione del polmone, che può provocare, diciamo, alcune limitazioni croniche nella sua funzionalità, alla fine non mi stupisce che siano più o meno sempre le stesse. Sarei per esempio invece interessato a capire se ci sono differenze in termini di forza muscolare, anche non soltanto dei muscoli respiratori, ma anche degli altri muscoli, perché questo, la terapia intensiva ha un profondo impatto sul decondizionamento muscolare.
Sul, per esempio, l'aspetto nutrizionale, poi naturalmente, ripeto, dipende da come viene condotta tutta la rianimazione. Certo. Se la rianimazione è stata condotta bene, beh, 50 giorni o 21 probabilmente non è strano che diano lo stesso effetto. Se, questo è un aspetto. L'altro è quello delle complicanze. Bisogna vedere in questi 21 giorni o 50 giorni se ci sono state delle complicanze, per esempio infezioni sovrapposte. Le infezioni sono un evento che avviene, diciamo, generalmente nei pazienti di terapia intensiva che stanno in terapia intensiva per più di 48 ore, in una percentuale che può andare fino al 20%. In realtà, diciamo, questa è più o meno l'incidenza di infezioni, quindi non è proprio negligibile. E la regione è legata al fatto che il paziente in rianimazione con gravi insufficienze d'organo ha sicuramente un sistema immunitario da una parte che è un pochino più provato, e dall'altra il problema è legato all'uso di strumenti invasivi che quindi sono porte d'ingresso ovviamente per i germi. L'intubazione. Esatto, l'intubazione, ma non solo l'intubazione, perché quando iniziamo la ventilazione invasiva, un malato che ha un tubo endotracheale ha più probabilità di avere un catetere vescicale, di avere un catetere venoso centrale, di avere un catetere arterioso, quindi tutti i device invasivi. Veicoli di infezione. Che sono potenziali veicoli, ma la cosa importante è anche la capacità dell'organismo, certo, di rispondere alle infezioni. Io ricordo sempre che noi conviviamo con i germi, per esempio nell'intestino, sì, ma anche nel sistema respiratorio. Quindi io direi che a me non stupisce che a livello respiratorio, a parità di condizioni di trattamento e a parità di complicanze eventualmente intervenute come ulteriori infezioni respiratorie, si possa aggiungere, malgrado degenze diverse, a sintomi, certo, simili. Comunque il nostro amico Antonio, che ha scritto questa mail interessante, tra l'altro c'è ancora la seconda domanda che adesso farò leggere a Gigliola, può magari mettersi in contatto direttamente col professor Maggiore, anche perché mi sembra aver capito che ha ritenuto interessanti questi dati che lui ha raccolto. Ancora Antonio con il secondo quesito. Gigliola. Sì, quanto risponde al vero, secondo l'ordine dei pneumologi, che nel lungo periodo questi pazienti possano manifestare fibrosi polmonare? Risponde al vero, risponde al vero. Abbiamo, ecco, posso anticipare qualche risultato. Adesso il problema non è tanto la fibrosi polmonare quanto sintomi respiratori che tendono alla cronicizzazione. Su questo è assolutamente vero. La fibrosi è una fase del processo di guarigione del polmone che accomuna tutte le forme di insufficienza respiratoria grave, anche non Covid, quindi l'evoluzione verso la fibrosi è una cosa che noi conosciamo come meccanismo proprio fisiopatologico. Purtroppo noi, diciamo, da una parte non abbiamo dati molto a lungo termine nei pazienti che sopravvivono al ricovero anche in terapia intensiva, le forme più gravi, semplicemente perché non è passato ancora un tempo sufficientemente lungo. Abbiamo dati fino ai 6 mesi e in realtà quello che si vede è che i malati che hanno avuto Covid, e tanto più se forme gravi di Covid, hanno tutta una serie di sintomi a carico del sistema respiratorio ma anche di tanti altri organi che sono davvero molto più frequenti, certo, rispetto ad altri tipi di patologie. Grazie professore. Il contrario dell'intubazione è l'estubazione. A questo proposito il professor Maggiore e i suoi collaboratori avevano, credo, un paio d'anni fa, un anno, sì, e mezzo fa, fatto una ricerca molto importante che ha trovato l'onore di essere pubblicata sull'Lancet, che è una prestigiosissima rivista medico-scientifica. Pazienti sottoposti a respirazione artificiale, intubati, per farli poi tornare a respirare autonomamente si procede all'estubazione. Quanto è delicata questa fase, professore, questo momento? Io la ringrazio per questa domanda, perché questa è una fase davvero cruciale a cui, diciamo, i professionisti che lavorano in ambito dell'anestesia e dell'animazione sono confrontati quotidianamente. È un momento molto cruciale e dobbiamo considerare due aspetti. Sappiamo che
il fatto di prolungare troppo la ventilazione meccanica, anche quando il malato non ne ha più bisogno, è una cosa che può peggiorare l'evoluzione clinica, anche in termini di mortalità, perché aumentano i rischi infettivi. D'altra parte noi sappiamo che se eliminiamo il tubo, quindi endotracheale, quindi consentiamo al paziente di respirare da solo, quindi procediamo all'estubazione, troppo precocemente, questo si associa al rischio di fallire l'estubazione, quindi di non riuscire a respirare da solo, di aver bisogno di nuovo di essere reintubato, e questo anche si associa a un peggioramento dell'evoluzione clinica e con un aumento anche della mortalità. Di conseguenza bisogna veramente bilanciare molto attentamente, essere precoci ma nel tempo giusto, perché se si sbaglia il tempo, diciamo, si aumentano i rischi. Questo però, diciamo, non significa che rimaniamo nell'immobilismo, riusciamo ad avere dei parametri per definire il tempo giusto e ci basiamo su dei parametri clinici misurabili per decidere quando il paziente è, per capire quando il paziente è in grado di essere estubato, sapendo che abbiamo anche delle forme di supporto respiratorio, eventualmente di ventilazione non invasiva, che noi possiamo utilizzare anche dopo l'estubazione per prevenire, diciamo, eventuali ulteriori peggioramenti che poi richiedono, se non la reintubazione. Manovra delicata, difficile, ce l'ha appena detto, va fatta nel momento giusto. Riesce sempre questa manovra, professore? E come dicevo, non riesce sempre, si stima, diciamo, i dati mondiali stimano che il tasso di fallimento dell'estubazione sia intorno al 20%. Naturalmente non parliamo dell'estubazione nei pazienti più semplici, quelli che sono intubati per poco tempo, diciamo meno di 24 ore, ma per quelli che sono intubati per più di 24-48 ore, quindi anche per più giorni, il tasso di fallimento può arrivare fino al 20%. È alto, per questo le dicevo, è una cosa molto molto delicata. Abbiamo però degli strumenti che ci consentono di aiutare il paziente e riducendo questo rischio anche dopo l'estubazione, nel caso il paziente non respiri proprio bene. E altrimenti l'unica possibilità è reintubare il paziente, e spesso la reintubazione si associa ad un'altra evoluzione, che è quella della tracheostomia, che quindi significa sostituire il tubo endotracheale con una cannula posizionata in trachea, che però non è una cosa che deve preoccupare, perché questo facilita la respirazione del paziente e si può sempre rimuovere se le condizioni però vanno. Però rimane il segno, no, dell'apertura che viene fatta. Naturalmente queste sono cose che si fanno nei pazienti più gravi, che sono a rischio di morte. Lo ricordo quel sempre. 20% al quale lei faceva riferimento di difficoltà, questa manovra, da che cosa dipende, professore? Che cos'è? Ci sono vari tipi di... Che cos'è che rende complessa, appunto, difficile questa estubazione? Certo, il problema è che tutti i modelli predittivi che noi abbiamo per definire se il paziente sia pronto a respirare da solo non sono precisi al 100%. Quindi in alcuni casi, malgrado valutazioni, test ci dicano che magari è possibile, purtroppo l'affidabilità di questi test, come dicevo, non è sicura al 100%, anche perché c'è una cosa che non si riesce a valutare con i test. Che io magari, se procedo l'estubazione, il paziente può respirare da solo per un periodo, ma ho difficoltà a valutare per quanto tempo il paziente riesce a respirare. Questo si collega a quel problema di forza muscolare che, specialmente nei pazienti che sono intubati per lungo tempo, dei muscoli respiratori, in particolare del diaframma, che va incontro ad una riduzione con il tempo, e per cui questa forza ridotta del diaframma può non consentire di mantenere la respirazione spontanea per lungo tempo. Però ripeto, devo dire che adesso abbiamo tante forme di
aiuto alla respirazione in modo non invasivo, che comunque riesce a aiutare il paziente, quindi di quel 20% che magari ha problemi, non significa che il 20% poi viene reintubato, sì, sì, significa che magari devo fare qualcosa, ma senza necessariamente richiedere la reintubazione. È difficile reintubare lo stesso paziente. La procedura è la stessa. Dell'intubazione. Rilassiamoci un pochettino, lasciamo stare supporti respiratori, com'è che si chiamano? Ventilazione meccanica o supporto respiratorio. Terapie farmacologiche, che diciamo sono sicuramente molto meno invasive dei supporti respiratori. Anzi, aspetti un attimo, prima do spazio volentieri a questa telefonata dei nostri telespettatori. Mi ha fatto giustamente cenno dalla regia Gigliola. 21:54, pronto rete 8? Sì, buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama, ecco, signora? Chiamo dall'Aquila. Buonasera. Allora, mio padre è stato operato per una paralisi diafragmatica destra a seguito di una coronografia per una lesione del nervo frenico. E adesso ha il Covid, però ecco, ha avuto soltanto sintomi leggeri nonostante abbia fatto questa operazione. Ogni tanto ecco, le prendono delle crisi. Delle crisi respiratorie, quindi si abbassa la saturazione. Volevo sapere a livello diaframmatico, insomma, perché non ha ripreso, diciamo, dopo l'operazione. Sì, ecco, ha difficoltà nella deglutizione. Allora, resti in linea, perché se il professor Maggiore deve fare qualche domanda, professore, può rispondere a questo quesito della signora. Intanto buonasera, grazie per questa domanda. Sì, in realtà lei sta... Sì. Buonasera, lei sta descrivendo una complicanza che è descritta negli interventi, diciamo, sul cuore, tipicamente in cardiochirurgia, e purtroppo questi sono eventi che non sono infrequenti, quindi sono assolutamente noti. La paralisi è soltanto da un lato, ovviamente. Sì, destra. Allora, il problema è questo: se non c'è stata una lesione sul nervo, e io non credo che ci sia stata una lesione definitiva, quella funzionalità del nervo frenico che innerva il diaframma e che quindi consente il movimento del diaframma è un qualche cosa che magari richiederà tempo, ma sicuramente potrà recuperare. Naturalmente adesso il problema è il fatto di avere in più il Covid, con tutte le problematiche respiratorie che il Covid dà. Però quello che lei mi dice è essere diciamo una cosa positiva, il fatto che questa forma sembra essere lieve, quindi lui ha delle crisi respiratorie magari transitorie, però poi si riesce a risolvere. Lui fa ossigeno in questo momento? Sì, fa ossigenoterapia per 8 ore al giorno. Ma questo prima del Covid? Prima del Covid, con la paralisi diafragmatica. Sì, ok. E questo ossigeno è stato aumentato a causa del Covid? No. Questo è un buon segno, significa che sostanzialmente la malattia, il Covid, non ha dato un peggioramento, non ha determinato un peggioramento della funzionalità respiratoria tale da compromettere ulteriormente il buon funzionamento appunto del polmone, malgrado un funzionamento non ottimale del diaframma e quindi del muscolo respiratorio, almeno una parte. Io ricordo che naturalmente i polmoni sono due, il diaframma è costituito da due muscoli, destro e sinistro, quindi lei descrive una situazione in cui c'è stata la lesione di una parte del diaframma, che magari comporterà la chiusura di una parte del polmone, soprattutto dalla parte inferiore del polmone, quella più vicina al diaframma, e il polmone magari è un po' più risalito, quindi un pochino più chiuso, ma l'altro polmone funziona bene. Quindi in assenza di patologie respiratorie, questa è una situazione che naturalmente, per esempio, con una adeguata, importante riabilitazione e fisioterapia respiratoria si può gestire e col tempo si può anche recuperare. Altre domande, la nostra amica dell'Aquila, per il professor Maggiore?
Va bene così, grazie, è stato gentilissimo. Grazie a lei, in bocca al lupo per suo marito. Allora, io ho 1:40, poi devo andare in pubblicità. Avevo accennato prima alle terapie farmacologiche, no, professore, che sono sicuramente molto meno invasive, cioè dei supporti respiratori della ventilazione meccanica, anche se poi in determinati casi clinici vengono anche abbinati. Intanto parliamo prima dei farmaci. Beh, allora, i farmaci sono sicuramente una risorsa e devo dire che adesso abbiamo molti più elementi per parlare, diciamo, dei farmaci in maniera diciamo più scientifica, cioè basata su evidenze, sì. Abbiamo studi, quindi sappiamo ciò che funziona bene, ciò che funziona meno bene, ciò che non funziona. I farmaci sono sicuramente importanti, alcuni si abbinano alla ventilazione meccanica, altri sono più indicati prima di arrivare alle forme gravi, quindi prima di dover utilizzare la ventilazione meccanica non invasiva o in alcuni casi invasiva. Sappiamo per esempio che ci sono dei farmaci che vanno molto bene quando utilizzati in fase molto precoce, parte le terapie domiciliari che, diciamo, non sono la mia competenza, quindi non voglio invadere il campo altrui, però sappiamo dai farmaci antipiretici, antinfiammatori, anche l'eparina in alcuni casi di immobilizzazione. Cortisone a domicilio ci andrei cauto, perché il cortisone è un bel esempio di come non ci sia il farmaco che funziona, ma c'è un farmaco che funziona ad un determinato dosaggio e dato in un determinato momento. Se viene dato in un determinato momento, per esempio il cortisone, nei malati in terapia intensiva, da noi lo fanno tutti, lì funziona o ha degli effetti positivi, ma dato molto precocemente a domicilio, quando non ci sia ossigeno, neanche necessità di ossigeno, può essere addirittura pericoloso. E ci sono state tante tirate d'orecchio di specialisti ai medici di famiglia in questo senso. La devo interrompere, professore, perché devo andare in pubblicità, poi lo riprendiamo questo discorso, poi do spazio a una telefonata, chiedo scusa al telespettatore o alla telespettatrice, ma gli obblighi pubblicitari hanno anche in questo caso la priorità rispetto anche ai nostri telespettatori. Pubblicità, torniamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta da studio per la seconda e naturalmente ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile, dedicata ai danni causati dal Covid sui nostri polmoni. Ne stiamo parlando con il professor Salvatore Maurizio Maggiore, direttore dell'unità operativa complessa di anestesia, rianimazione e terapia intensiva del Policlinico Santissima Annunziata di Chieti. È un reparto universitario che ovviamente è collegato all'Università Gabriele D'Annunzio, dove il nostro ospite e professore ordinario. Andiamo subito dai nostri telespettatori, vedo Gigliola a mani piene con i telefoni. Pronto Rete 8? Pronto, buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama? Da San Giovanni Latino. Sì, buonasera. Io ho avuto il Covid a marzo e soffro di broncopatia cronica. Mi ha lasciato degli strascichi, come ho visto le figure che avete fatto ai polmoni, un polmone sinistro è stato con una polmonite interna, mi ha detto questo professore. Sì. Sono andato a fare due visite per vedere due pareri di che malattia avevo preso, che cosa mi ha lasciato questi strascichi. Sì. Ma dei cortisoni, perché e per tirare ancora un po', però mi ha lasciato sempre affaticamento, quando lavoro mi stanco, giorni scorsi mi sono pure rovesciato per terra, non lo so. Rovesciato per terra che vuol dire? Svenuto? No, ho perso l'equilibrio, mi avete. Ho capito. La domanda per il professore? Volevo dire, e poi sento sempre in bocca come un odore di cemento, non senti i sapori. Professore, allora, è una cosa normale, non lo so. Diciamo un intervento che è molto interessante. Io volevo giusto chiederle, lei ha avuto il Covid, ma è stato in ospedale? No, sono curata a casa con i cortisoni e gli antibiotici.
Allora, questo è un caso interessante. Dunque, lei, intanto la ringrazio, buonasera, la ringrazio per il contributo, perché il signore ha descritto tutta una serie di sintomi che sono quelli che vengono descritti da, a distanza di tempo da chi esce fuori dal Covid. La domanda che ho fatto è se fosse stato ricoverato in ospedale o meno, perché questi sintomi generalmente sono più frequenti in chi ha avuto delle forme almeno moderate di Covid, quindi generalmente associate al ricovero in ospedale, ma non escludo assolutamente che forme anche magari diciamo leggere o comunque curate anche con successo, ma diciamo magari più impegnative anche a domicilio, possano lasciare dei segni di questo genere. Questi sono veramente i segni, che sono i sintomi che sono descritti nei pazienti che hanno avuto il Covid a distanza di tempo. E al momento non abbiamo moltissimi dati per poter prevedere quale sarà l'evoluzione, ed è il motivo per cui quello che viene consigliato è di fare dei controlli a distanza. Anzi, proprio per questo motivo c'è stata per esempio l'abolizione del ticket su alcuni esami di monitoraggio proprio a distanza del tempo, per esempio la funzionalità respiratoria. Quindi quello che le consiglio è di continuare a farsi seguire, a fare i controlli di routine per essere sicuri appunto di un'evoluzione favorevole. Come diceva il nostro amico San Giovanni Teatino, la perdita del gusto, anche quello è uno degli strascichi, no, del, come si chiama, long covid, come lo chiamate. La fatica, il senso di affaticamento. È la prima volta che però sento che ha costantemente sapore di cemento in bocca, questa è la prima volta. È un disturbo della percezione, quindi è un disturbo del gusto, che si può associare ad alterazioni neurologiche legate proprio ad alcuni sensi, come per esempio il gusto, ma anche l'olfatto viene come lei ricordava, sono molto associati questi. Assolutamente sì. Il nostro amico di San Giovanni Teatino, altre domande per il professore? Che terapia dovevi continuare a fare? Professore. Al momento nulla, se non quella che lei già prende cronicamente nel caso lei abbia delle terapie croniche. E faccio i controlli come ha detto il professor Maggiore. In bocca al lupo al nostro amico di San Giovanni Teatino. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Buonasera. Buonasera dottore. Sì, buonasera. Sì, da dove chiama signora? Buonasera, senta, io volevo un consiglio dal dottore. Sì. Volevo dire che mio marito ha fatto il vaccino. E nessuno mi ha saputo dire che fatto il vaccino. Sì, signora, però lasci stare il televisore e parli al telefono. Sì. Sì. Ecco. Volevo un consiglio da loro, perché mio marito ha fatto il vaccino e è successa una cosa imprevedibile. Il giorno appresso gli si è abbassata tutta la vista, che difatti è andato a fare anche un incidente, e nessuno mi sa spiegare se è dovuto al vaccino o a che cosa, perché si era pure dissociato, è stato 4-5 giorni che non era più lo stesso. Allora, intanto da dove chiama, signora? Volevo sapere se è diverso dal vaccino. Lei da dove chiama? Da Magliano dei Marsi. Magliano dei Marsi. Che vaccino ha fatto suo marito? Il Pfizer. Se se la sente, professor Maggiore, di rispondere. Allora, sicuramente è veramente difficile, diciamo, semplicemente sulla base di queste informazioni poter capire se ci sia una relazione. A me sembra improbabile, sarebbe comunque diciamo, interessante per cercare di capire e avere qualche informazione in più sul, diciamo, sulle condizioni del marito della signora, cioè quanti anni ha, se ha patologie croniche, se soffre di Quanti anni ha suo marito, signora? Mio marito ha 83 anni, 86, soffre però c'è un problema renale e anche diabetico. Vabbè, professore. Però gli ho fatto fare perfino una visita al neurologo e poi dopo una decina di giorni l'ha trovato tutto a posto. Ok, professore. Però
però da più di un mese che lui dall'incidente che ha avuto non ha ripreso più la macchina. Okay. Ma guardi signora, io diciamo sulla base di questi elementi mi sentirei di escludere che sia stato il vaccino la causa di questi sintomi, però naturalmente nei limiti di quello che possiamo fare insomma nell'ambito di una conversazione telefonica di questo genere. Certo. Grazie professore, in bocca al lupo alla signora di Magliano dei Marsi. Buonasera. E al suo marito. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Sì, pronto, buonasera. Sì, da dove chiama signora? Mi chiamo da Donappalo Scalo. Prego. Pronto? Sì, faccia la domanda. Sì, niente, volevo chiedere al dottore. Io ho avuto Covid, diciamo, da metà febbraio, dal 20 febbraio sono uscita il 20 marzo e sono stata 13 giorni in terapia intensiva anche. Con il sondino e con il respiratore meccanico, diciamo, con la maschera meccanica. E niente, ho ancora diciamo affaticamento, soprattutto quando mi piego. E volevo chiedere se è normale e presuntamente quanti segni può avermi lasciato. Però adesso sabato andrò a fare l'attacco, magari non avrò un quadro più preciso. Però sì. Diciamo quanto, che cosa mi posso aspettare, insomma, poi non so, ho paura diciamo che allora possa essere una cosa di. Allora, resti un attimo in linea perché se il professore deve fare qualche domanda, come la possiamo aiutare la nostra amica Tanto di Mano Pelo Scala? Febbraio-marzo di quest'anno, 2021? Sì, sono quindi diciamo marzo. È veramente sì. Recente, è una forma grave, quindi direi che assolutamente sì, questi sintomi sono assolutamente diciamo frequenti in questa fase. Direi però di non preoccuparsi perché ci potrà volere anche del tempo, ok? Ma ragionevolmente sicuramente si avrà modo di avere un ampio recupero. E anche in questo caso ciò che è importante è veramente avere un follow up, quindi essere continuare a fare dei controlli per monitorizzare l'evoluzione della funzionalità. Sicuramente volevo chiederle anche che tipo oltre sì, allora oltre alla spirometria che, esatto. Che mi hanno già fatto e i livelli sono ancora bassi, i livelli sono ancora 5, diciamo oltre questo che cosa di specifico mi consiglio di effettuare? Ecco. Allora, quello che viene consigliato sono dal punto di vista respiratorio, sono le proprie funzionalità respiratoria, degli esami radiologici. Che poi si potrà vedere diciamo se radiografia o TAC, generalmente la TAC più indicata, questi sono gli esami fondamentali e poi altri test come per esempio il test del cammino per capire l'impatto dell'esercizio fisico sulla funzionalità respiratoria, questi sono diciamo quelli principali. Poi naturalmente se lei dovesse avere altri tipi di problemi, per esempio muscolari, lei ha problemi muscolari in questo momento di forza muscolare? Signora, ha problemi muscolari? Allora, aspetti un attimo. Signora, aspetti un attimo. Abbassi il volume del televisore perché sennò non andiamo avanti. Tra telefono e ritorno del televisore. Abbassi o faccio abbassare il volume del televisore e dialoghi con noi al telefono. Ha problemi muscolari, le sta chiedendo il professore? Sì, alle gambe soprattutto. Cioè ha debolezza muscolare? Faccio ancora fatica alle gambe. Quello che è importante anche al fatto che sono stata immobilizzata per un mese? Certo, assolutamente sì, è proprio questo, è quello di cui parlavo. Vede, il corpo umano e diciamo la parte muscolare è pensata per funzionare, per essere in movimento. Noi non siamo diciamo esseri che sono pensati per stare fermi. Quindi l'allettamento prolungato sicuramente determina un disuso dei muscoli che può portare a una diciamo alterazioni proprio della funzionalità muscolare che poi ha bisogno di una fisioterapia che può essere anche importante per recuperare. Questo sarà molto molto importante, il recupero della funzionalità muscolare
è sicuramente importante anche per il recupero delle funzionalità respiratorie. Quindi io quello che le consiglio sicuramente è una buona fisioterapia, continuare a farla se la sta facendo oppure iniziarla assolutamente. Bene così la signora. Va bene, la ringrazio. Grazie a lei, in bocca al lupo anche alla nostra amica di Manopello Scalo. Vedo Giuliola in un attimo di calma. Allora, ancora una decina di minuti prima di chiudere questa trasmissione. Un altro paio di domande che penso siano importanti voglio fare al nostro ospite. Intanto, che cosa si può fare, professore, nella fase ancora attiva della malattia per poter poi agevolare un recupero discreto, buono, ottimale una volta guariti? Allora, questa è una domanda fondamentale che in realtà non è neanche specifica per il Covid, perché quello che bisogna fare è pensare alla globalità dell'organismo, quindi pensare a tutti i vari aspetti. Sicuramente la ventilazione è importante, abbiamo già detto che la regolazione personalizzata, individualizzata, con regolazioni molto precise è fondamentale, ma bisogna pensare a tutto, a ottimizzare la funzionalità del rene, del cuore, a ottimizzare l'alimentazione, fondamentale in pazienti che spesso per lo stress vanno incontro a processi catabolici, quindi di riduzione della massa proteica, quindi della massa muscolare. Questo è fondamentale anche per il funzionamento muscolare. Anticipare quanto più è possibile la fisioterapia già in reparto, quindi iniziare a farla il più precocemente possibile, ridurre appena ovviamente le condizioni lo consentono la sedazione, mettere il paziente in condizione di respirare da solo il più rapidamente possibile, di muoversi. Quindi i programmi di fisioterapia sono veramente qualcosa di estremamente importante sul quale io credo che bisognerà lavorare molto di più nel futuro. E questo è assolutamente fondamentale. Le anticipo che ne parlo domenica prossima in una specifica puntata di Medicina Facile alle 12.30 alle 20. Parliamo proprio di riabilitazione respiratoria, ma anche con tutti gli aspetti a quali faceva riferimento il professor Maggiore, quindi la riabilitazione anche motoria, il supporto dell'alimentazione. Questo è cruciale. Il supporto anche psicologico di queste persone che escono da situazioni molto molto difficili e recuperano una qualità di vita che in tanti purtroppo hanno perso. L'ultima, e questa credo sia importante, renda anche merito al nostro ospite, perché il professor Maggiore e la sua equipe sono stati recentemente coinvolti in uno studio multicentrico che ha avuto come capofila l'ospedale Gemelli di Roma. Il lavoro è stato pubblicato su un'altra rivista importante, qual è JAMA. L'importanza di questo studio, che era finalizzato a che cosa, professore? Allora, in effetti questo è uno studio che ha fatto un po' parlare nel mondo scientifico, perché tanto da essere pubblicato su una rivista come JAMA, perché questo è stata nell'ambito, abbiamo visto delle varie forme. Stiamo vedendo qui, sì, esattamente, questa è la slide. Delle varie forme di supporto respiratorio non invasivo. Abbiamo parlato degli alti flussi, abbiamo parlato della ventilazione invasiva col casco. Queste sono le due tecniche più promettenti, che sembrano quelle che potrebbero portare migliori risultati per evitare l'intubazione. Ma non c'è mai stata, prima di questo studio, una comparazione di queste tecniche. Quindi questo è il primo studio che compara queste due tecniche. E questo è per questo che ha fatto rumore. Questo ha fatto rumore e questo è uno aspetto, è il primo aspetto. Il secondo aspetto sono i risultati, quello che abbiamo trovato. Perché questo è uno studio, diciamo, condotto su 109 pazienti malati con Covid abbastanza grave, che erano trattati o con gli alti flussi o con la ventilazione invasiva con il tutti casco. Tutti i pazienti che sono stati ovviamente nel vostro reparto. In terapia intensiva, diciamo, la gran parte dell'arruolamento è venuto a Roma, al Gemelli, diciamo, con un coinvolgimento di Ferrara, Bologna e Chieti naturalmente. Questi erano gli altri centri, esatto, che hanno partecipato coinvolto a questa. Allora, questi pazienti sono stati comparati e siamo andati a vedere due, diciamo, effetti principali. Quelli della durata del supporto respiratorio, in altri termini quanto dura il supporto respiratorio, e naturalmente l'idea è che dura di meno se le cose vanno meglio. E sulla parte sinistra sono i giorni liberi del supporto respiratorio. Quelli in rosso. In rosso, quindi
più è alta la barra, meglio le cose vanno. E come si vede c'è una lieve differenza a favore del casco, ma quella differenza non è significativa. Quello che invece è significativo, e questo è l'altro motivo per cui questo studio ha fatto, diciamo, parlare di sé, è che invece in termini di intubazione, cioè in che percentuale fallisce una tecnica rispetto all'altra, tanto da richiedere l'intubazione e la ventilazione invasiva, abbiamo trovato che con il casco il fallimento di queste tecniche di supporto respiratorio invasivo è decisamente e significativamente più basso rispetto agli alti flussi. Quindi è un qualcosa che crea i presupposti per future raccomandazioni internazionali di linee guida, probabilmente a favore del casco. Naturalmente non è uno studio definitivo, però dà un segnale per dire che forse nelle forme più gravi il casco potrebbe andare meglio rispetto agli alti flussi. Lo state continuando questo? Adesso lo stiamo continuando nella pratica clinica e stiamo già programmando e disegnando uno studio ancora più grosso per confermare questi risultati ed espanderli. E invece state facendo anche qualche studio, ad esempio sulla così sopravvivenza, ma anche qualità della vita recuperata tra le persone che sono state intubate, professor Mangione? Allora, questo è un aspetto fondamentale, perché io dico sempre che quando il malato entra in rianimazione noi dobbiamo pensare a tutte le cure, non soltanto per farlo uscire, ma per farlo uscire nelle migliori condizioni possibili. Ci sono diversi studi che sono in atto in questo momento. Noi stiamo collaborando, stiamo vedendo di, diciamo, trovare andare a vedere degli aspetti particolari, e poi eventualmente in futuro ne potremmo anche parlare. Però nel frattempo c'è un dato che mi farebbe piacere mostrare, una diapositiva che avevo preparato precedente riguardo gli effetti a medio e lungo termine, sì, del COVID. Sarebbe la 7 per Francesco. Eccola, esatto, qua. Questo, perché nel frattempo, dicevo, è uscito proprio questo studio ad aprile su Nature, che ci dice quello che abbiamo sentito anche da alcuni telespettatori, cioè che fino a 6 mesi non abbiamo valutazione più a lungo termine, ma ci sono segni e sintomi a carico di tutta una serie di organi e apparati, e tanto più frequenti quanto più è grave è la forma. Certo. Quindi sono proprio i malati che sono ricoverati in terapia intensiva, sono stati ricoverati in terapia intensiva, che hanno più frequentemente questi sintomi fino a 6 mesi dopo la malattia, ma non escluso anche di più. Chiudiamo questa trasmissione con una notizia importante che il nostro ospite vuole dare. Intanto importantissimo il lavoro che fanno tutti i medici e tutti gli infermieri e tutti gli operatori sanitari nel reparto diretto dal professor Maggiore. Io ne conosco diversi e so che fanno un lavoro incredibile, c'è solo da complimentarsi con queste persone. La buona notizia è che forse riaprite qualcosa a stretto giro, professore? Sì, allora, intanto io veramente colgo questa occasione, mi scusi se io mi permetto di ringraziare pubblicamente tutta la mia equipe fatta di ausiliari, operatori sanitari, infermieri, medici, di specialisti in anestesia, nel settore dell'anestesia e della rianimazione, veramente che sono stati e sono un team formidabile, grazie al quale siamo riusciti a superare l'inimmaginabile. E io veramente sono orgoglioso di tutti loro, e ringrazio anche tutti gli altri medici di tutte le altre unità operative, perché questa è uno sforzo che necessariamente ha richiesto un lavoro multidisciplinare con tanti altri colleghi, certo, tante altre specialità che pure ringrazio. Diciamo che a distanza di tanto tempo un aspetto su cui noi abbiamo sofferto era la mancanza dei parenti avvicino ai pazienti, e adesso stiamo consentendo anche in area Covid ai parenti di stare vicino ai loro pazienti, almeno quando sono svegli, naturalmente con il rispetto di tutte le norme. Anche di questo devo veramente ringraziare il gruppo, tutto il personale dell'unità. Riaprite da quando? E oggi pomeriggio abbiamo accolto il primo paziente. Quindi avete già riaperto, sì, è ufficiale. Già aperto, sì. Con quali precauzioni?
Beh, le precauzioni necessarie sia in ingresso di dichiarazione ovviamente che non si hanno sintomi e poi con un accompagnamento tamponate, speciale preferibilmente vaccinati con tutto un processo di vestizione, di controllo, di accompagnamento, ci spieghiamo bene che cosa bisogna fare, quindi assolutamente in sicurezza. Per la gioia dei malati e anche del personale. Per la cura dei malati. Per la cura. Grazie, grazie al professor Salvatore Maurizio Maggiore, grazie per essere stato con noi, professore e direttore Unità Operativa Complessa, anestesia, rianimazione e terapia intensiva, Policlinico Santissima Annunziata di Chieti, è un reparto universitario che è ovviamente collegato alla D'Annunzio, dove il professor Maggiore è professore ordinario. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione, in redazione come sempre la collega Edmondo. Ciao Giuliola. Ciao Paolo, un ringraziamento speciale al regista Francesco Specchiulli, in post-produzione e supervisione tecnica Andrea Di Fabio, ringraziamento come sempre a tutti coloro che ci seguono ogni settimana. Gli appuntamento con Pronto Medicina Facile per giovedì prossimo alla stessa ora. Grazie Giuliola, giovedì prossimo alle 21 faremo il punto della situazione sulle varianti e anche varianti ovviamente del coronavirus e sulla validità dei vaccini sulle varianti. Sarà con noi per questo aggiornamento fondamentale il professor Liborio Stupia, direttore del laboratorio di genetica molecolare dell'Università D'Annunzio. Invece, come vi ho anticipato prima, con Medicina Facile ci vediamo domenica alle 12.30 e in replica alle 20 con una sorta di appendice, continuazione di questa puntata di Pronto Medicina Facile, perché parleremo diffusamente della riabilitazione respiratoria nei pazienti Covid, tornare a respirare dopo il Covid. Ne parleremo con la dottoressa Giuseppina Franzone, che è dirigente medico del reparto di medicina fisica e riabilitazione dell'ospedale San Liberatore di Atri. In chiusura vi ricordo sempre che anche questa puntata di Pronto Medicina Facile, come centinaia di altre e di Medicina Facile, la potete trovare su YouTube Rete 8 Salute. Vi ricordo sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, questa è la vostra trasmissione. Grazie per averci seguito anche stasera, ci vediamo domenica con Medicina Facile, giovedì prossimo con Pronto Medicina Facile. Grazie, buonanotte.